Era presente in aula questa mattina Mustafa Al-Ashri, l'egiziano 43enne che il 13 novembre 2022 uccise con 29 coltellate la moglie ucraina di 20 anni più giovane. Lo scorso 17 gennaio si era aperto il processo in corte d'assise a Pesaro e oggi, poco dopo le 9:20, si è svolta la seconda udienza che ha visto il racconto di testimonianze importanti utili a ricostruire quanto successo 2 anni fa in via Trieste 6 a Fano. Abbiamo sentito, diciamo, quelli che sono i protagonisti più della vicenda pregressa all'evento omicidio, quindi dei maltrattamenti che diciamo, coloro che poi si sono interessati del fatto omicidiario. È emersa la situazione che poi è quello che è la linea difensiva, per cui c'era una conflittualità interna tra i coniugi, ma non c'era una sopraffazione vera e propria da parte dell'imputato nei confronti della moglie. Logicamente parlo della condotta matrimoniale, quindi del rapporto matrimoniale e sentimentale tra le parti. Stiamo nella fase iniziale. Tra i testimoni ascoltati questa mattina, l'avvocato Laura Rampioni, che aveva assistito e convinto Anastasia a denunciare i continui maltrattamenti ricevuti nel corso del tempo dal marito. L'avvocato del Foro di Bologna ha ricordato le conversazioni avute con la giovane mamma, che diceva di aver paura a denunciare per non perdere suo figlio. Importante la testimonianza rilasciata dal nuovo compagno, un ragazzo conosciuto nel locale dove lavorava, che aveva accolto nella propria abitazione Anastasia, il piccolo di 2 anni. Il tragico 13 novembre, racconta, aveva accompagnato la 23enne ucraina nell'abitazione che condivideva con Al-Ashri per prendere oggetti e indumenti. Il rapporto contributivo del compagno della povera Anastasia è stato importante, per cui sicuramente è un apporto che ha chiarito alcuni aspetti fondamentali che ritengo siano decisivi e rilevanti ai fini di quella che è la linea difensiva che stiamo portando avanti. L'ho detto dal primo momento, quello che conta a noi è l'accertamento della verità, quindi ci troviamo di fronte comunque a un omicidio, alla perdita della vita di una giovane donna, per cui andiamo cauti e rispettosi del dolore di chi ha dovuto gestire e ha dovuto vivere questo evento traumatico, però è anche giusto che emerga la verità rispetto a ciò che è accaduto e con le dovute poi conseguenze previste dalla legge. Secondo il compagno non c'era questa forte conflittualità, così come invece ipotizzato dall'ufficio di procura, che i rapporti erano dei rapporti normali, di coppia, dove è emerso che effettivamente non andavano d'accordo, quindi non c'era un clima sereno, tant'è che poi la signora ha deciso di interrompere la relazione con l'imputato e iniziare una nuova relazione con un'altra persona, ma da qui poi a parlare di maltrattamenti è qualcosa di diverso, è una semplice diatriba familiare che avviene in tutte le famiglie. Ripeto, questo è l'elemento maltrattamenti. Poi logicamente il fatto omicidiario è qualcosa di diverso, seppur secondo l'ipotesi della procura strettamente connesso agli stessi maltrattamenti. Soprattutto con riguardo alla circostanza in cui riferisce di non sapere molto, perché magari la relazione del resto era iniziata da poco. E poi questo riguarda anche un po' le caratteristiche caratteriali della vittima, quindi magari non gli raccontava tutto, il che ci sta, è naturale, un po' per proteggere anche la dignità. Sono persone molto dignitose, sono molto cristiane, non si sono sposate con un rito così, ma hanno celebrato un matrimonio secondo il loro rito ortodosso e verranno prodotti i documenti, tradotti adeguatamente la prossima udienza. E quindi questo, diciamo, rispecchia perfettamente la circostanza, per cui non era a conoscenza di tutto, ecco.